Ok, allora benvenuti alla terza puntata del Salotto al Festival del Salotto Monogatari da Berlino, Berlinale 73. Per questa volta non sarò solo io a parlare, ma avrò un interlocutore, un illustre interlocutore, e mi riferisco a Riccardo Turchi. Ciao Riccardo. Lei è troppo buono, vediamo se si perde anche un bambino a questa Berlino oppure no. No, dai. Ciao a tutti, sono contento di fare due chiacchierate, proverò a mettere in difficoltà un po' il buon Marco, l'operatore. Ah, quindi è un esame. Per lui. Sì, è un esame. Sì, perché il 2023 abbiamo deciso. Tu hai deciso che il 2023 è l'anno della mia redenzione. È il tuo redemption arc, esattamente. Ho capito. E allora devi mettermi alla prova, perché abbiamo deciso tre film, in particolare uno, ma tre film che hanno a che fare col nostro Riccardone, perché abbiamo deciso che quelle cinematografie nazionali hanno a che fare con Riccardo e devono passare dal vaglio di Riccardo. E quindi partiamo subito. Parte della mia identità. E identità è una parola che potrebbe tornare in questa puntata. Vediamo. Forse subito, perché il primo film di cui vorrei parlare è un film che è in concorso in questa Berlino e che è The Shadowless Tower di Zhang Lu, che sicuramente Riccardo pronuncia con una precisione che a me Zhang Lu dovrebbe essere Zhang Lu, non vorrei Zhang dire immaginate, ma dovrebbe essere Zhang Lu. Perfetto. The Shadowless Tower, in realtà a me sarebbe piaciuto se tu iniziassi per noi un po' un racconto della filmografia precedente. Se vuoi Marco, vi racconto. Sì. Agli spettatori, agli ascoltatori, chiamateli come volete. Chi è Zhang Lu? Perché sì, è un regista che non credo abbia tanto seguito qui in Italia, nonostante fosse passato tanti anni fa, se mi ricordo bene, con un corto che però io non ho visto a Venezia. Ma comunque, chi è Zhang Lu? Vi dico dove è nato perché è interessante sapere dove è nato, ma poi capiamo il perché. Infatti Zhang Lu è una storia abbastanza particolare, nasce a Yanbian, che è una prefettura autonoma coreana, proprio nel nord-est della Cina, vicinissimo al confine con la Corea. Quindi si potrebbe dire, è nato sul suolo cinese, ma fa parte delle Korean minority, se non sbaglio. E questo è interessante, ma poi capiamo perché. Ha una storia particolare nel senso che lui prima faceva lo scrittore, non credo che qui in Italia sia mai arrivato qualcosa di suo, tra l'altro credo che sia uno scrittore anche abbastanza di successo da quelle parti, e lui faceva il prof di letteratura cinese, appunto è a Yanbian, vicinissimo alla Corea, e è diventato regista abbastanza tardi, intorno a 38 anni, se mi ricordo bene. Lui nasce nel 1962, quindi praticamente intorno ai 2000 è diventato regista, ed è diventato regista, questo non tutti lo sanno, si dice, non so se sia vero oppure no, un po' per scommessa, perché lui diceva che tutti quanti, lui pensa che tutti possano fare un film, quindi ha cominciato a fare filmetti un po' per scommessa, e si è fatto finanziare il suo primo corto da gente della Corea e anche da un regista che qui in Italia conosciamo molto di più, che è Lee Zhang-dong. Ha portato questo corto a Venezia, ha fatto abbastanza bene, è piaciuto questo corto, e quindi ha detto sono abbastanza bravo a fare in cinema il kino, e quindi continuiamo. E da lì ha fatto circa 18 film in 22 anni di carriera, che non sono pochi, anzi molti, e vi do tre motivi, diciamo un po' questo format, tre motivi per cui dovreste guardare qui di Zhang Lu. Ne dico due per gli appassionati di cinema asiatico, uno e altri, no, vedo quattro, due per gli appassionati di cinema asiatico e due per gli appassionati di cinema in generale. Per gli appassionati di cinema asiatico, il primo, secondo me, è perché Zhang Lu non è una cosa molto comune, lavora molto con attori sia della Sud Corea sia cinesi, e spesso prende anche attori
più pop cinesi e li mette all'interno delle sue produzioni che molti direbbero, molti le chiamerebbero art house, solo che a me art house non è un termine che mi piace tanto. Preferisco chiamarli indipendenti, poi tu mi dirai che differenza c'è fra art house e indipendente. Per me Decision to Live è un film art house e i film indipendenti sono altri, come quelli di Chan Duk. Quindi lavora tanto sia con cinesi che con coreani. Infatti ricordiamo che è Korean Minority, però è nato sul suolo cinese. Lavora tanto con questi. Poi, due, mi piace molto questa cosa, penso che potrebbe piacere molto agli amanti del cinema asiatico, perché spesso se lavora con attori coreani, manda in altre nazioni, rispedisce in nazioni come il Giappone. Se lavora con attori cinesi, rispedisce in altre nazioni come possono essere appunto il Giappone o la Mongolia. Quindi c'è tutto questo spostamento, questo spaesamento, questa buttare una persona con un'identità, con una nazionalità in un altro paese, con un'altra identità, con un'altra, cioè con persone di un'altra nazione. Quindi questo è molto interessante, si crea questo melting pot di culture che secondo me può piacere. E due consigli perché gli appassionati di cinema dovrebbero vedere i suoi film. Uno, perché ha una regia, secondo me, oggi la chiameremo la regia invisibile, molto, molto top, no, molto top, molto, molto valida. Ci sono spesso lunghi piani in sequenza anche con camera a mano e non soltanto cameraman in movimento, quindi non sono inquadrature fisse come potrebbero fare registi come Hong Sang-soo, cose di questo genere qua. Quindi veramente regia ad alto livello e soprattutto, siccome abbiamo detto che era uno scrittore, quindi questo immagino lo abbia aiutato, scrive secondo me degli ottimi dialoghi, assolutamente dialoghi credibili, e quindi si vengono a creare delle interazioni tra i personaggi molto interessanti da seguire, oppure che io seguo con molta voglia, ecco. Ho finito, ho parlato troppo, scusami. No, ma io ti ascolterei per un sacco di tempo, onestamente. Adesso mi è venuto subito in mente un aneddoto rispetto a The Shadowless Tower, quando è nominato Lee Jang-dong, perché a un certo punto, all'inizio del film, il protagonista con diciamo la ragazza che conosce durante il film e che ha un ruolo un po' misterioso. Poi mi racconti la trama, eh? Esatto, da quello che ho capito, però sì. In pratica sono seduti in questo bar e c'è un cineforum in questo locale in cui si trovano, il cui film è scritto sulla lavagnetta accanto ed è proprio Burning di Lee Chang-dong. Nah, davvero? Quindi c'è un tributino interno. Interessante. Al film. Sono un pochino i pasticcini che si danno un po' ai cinefili. Non è la prima volta che fa queste cose qua. Uh-huh. Ad esempio, altra piccola aneddoto, tu l'hai visto il film Fukuoka? Con sì. I coreani che vanno in Giappone. Sì, so è l'unico altro che ho visto. Non so se ti ricordi che c'era questo dialogo fra due dei personaggi in questo caffè, in questo bar, sì. C'era appeso al muro il poster di Pensi Sa, di quel cialtrone di Bamba, che no, scherzo. Se ce l'hai presente. Sì, mi ricordo, ricordo. Un altro film, questo mediometraggio che si chiama Love Hand, che è il film un po' più teorico di Zhang Lu, in cui a un certo punto si vede una videocassetta di Sonatin di Kitano. Quindi questi sono quei pasticcini che si danno un tiro un po' alla pancia. Sì, è un cinefilo. E si vede perché, onestamente, il film è davvero smaliziato nel suo essere misterioso. In che senso? Nel senso che, diciamo, come ho cercato di scriverne, ma onestamente è un film davvero complesso, quindi fare le pillolette dal festival, cioè mi sembra un film inadatto a un festival. Mettiamo link alla recensione poi, sotto il ma video sì, mettiamo ma link sì. alla recensione. Facciamo traffico. In pratica a me ha ricordato molto più, adesso arrivo alla trama, molto più che Fukuoka, un altro film di un regista cinese in Europa decisamente conosciuto, e infatti lo conosco, che è Jia Zhang, e che è Platform, che è un film che è davvero un film che a me disorientò tantissimo, pieno di ellissi, pieno di passaggi misteriosi e soprattutto con un'idea di storia che è realmente fantasmatica, realmente impalpabile, tant'è che
i protagonisti sono una compagnia teatrale, molto similmente ad altri film come La recita di Angelopoulos. Parlo di Platform qui. Assolutamente. Similmente alla recita di Angelopoulos, a Melancolia di Love Diaz e a tanti altri film in cui la storia viene attraversata da questi fantasmi che interpretano. Ecco, se in Fukuoka era un po' la storia d'amore, il fantasma, qui è invece la famiglia, l'idea di fantasma, perché il protagonista è un critico culinario e ha una figlia che però non, diciamo, una figlia piccola che però non vive con lui, vive con la sorella, con sua sorella, quindi con la zia di questa bambina, e il cognato, e la madre invece è misteriosa, se non in un momento del film, non si sa mai chi è questa madre. E quindi è anche la paternità del protagonista non è subito comprensibile, cioè è come se appuntamente a livello di scrittura questi rapporti fossero molto ambigui, così come è ambigua la presenza di questa ragazza che è un po' quella di Fukuoka, ok? Quindi compare, scompare, eccole. Esatto. E poi soprattutto quella di questo anziano che avrà un ruolo nel film, alla fine si scoprirà chi è il ruolo, per cui Zhang Luo alla fine le ordina le cose, tra virgolette, però per tutto il tempo del film lo vediamo questo anziano muoversi negli stessi spazi del protagonista a fare le cose opposte di quelle che fa il protagonista, come se le annullasse, come se le ricontestualizzasse. E in tutto questo il film, che non ha una vera e propria trama, direi, anzi che è veramente un vagare, è un vagare di questo personaggio, di questa località di cui non ricordo il nome, non ti so neanche dire dettagli purtroppo su nazionalità e siamo location, in Cina, però comunque, credo in proprio Cina, che siamo in Cina. Siamo in Cina, però una cosa, capacissimo che poi mi smentirai, però insomma poi mi dirai o mi dirà qualcun altro. Detto ciò, la cosa più in comune con Fukuoka, che è purtroppo l'unica o altro che ho visto di Zhang Luo, è la presenza di una torre, perché in Fukuoka c'è una torre che è visibile da tutti i punti di Fukuoka, appunto, che è la cittadina giapponese. In Shadowless Tower c'è questa torre che è onnipresente nel film, ricorda il Buddha di Right Now, Wrong Then di Aung San Suu, che sta lì a guardare i personaggi, e la leggenda vuole che non abbia ombra, a prescindere dall'orario della giornata, cioè non proietta la sua ombra. Interessante. Da questa suggestione, che è una suggestione che racconta la ragazza, appunto, per dirne una delle tante cose misteriose che dice e racconta questa ragazza. E nel film non facciamo altro che oscillare in questi luoghi che il protagonista dichiara di conoscere benissimo perché ci è cresciuto, ma in realtà sono luoghi misteriosi, chiaramente non si disdegnano sedute di bevute, eccole, piuttosto ubriacanti. E alla fine realmente si esce abbastanza spaesati, perché tutte le cose, diciamo, le relazioni fra i personaggi sono abbastanza chiare, però soprattutto nel ruolo di questa ragazza qualcosa scivola, ed è proprio per questo che non mi è sembrato un film adatto al ritmo di un festival, cioè un film completamente alieno, tant'è che io stesso ero come dire disorientato, però molto fruttuosamente disorientato, molto positivamente. Bene. Uh-huh. Posso lanciarti una provocazione, Marco? Assolutamente sì. Sarà la domanda più difficile di oggi, forse, spero. Hai già citato Jiazhang con Platform. Tra l'altro, lo sai qual è il nome originale di Platform di Jiazhang? Non mi ricordo in questo momento. È Jiantai, non so se tu sai cosa sono le Jiantai. No, sono le fermate dell'autobus, quindi vabbè, questa è una mia curiosità. Ci sono delle fermate dell'autobus in questo film? In The Shadowless Tower? Esattamente, sì, proprio è una domanda così per... Credo di no, non mi sembra proprio. Ma però, sì, era una domanda un po' così. Però vediamo, c'è tanto canto, cantano. Ne parliamo dopo di questo, se riusciamo, non anticipiamo niente. Cantano, dicevo... piangono del loro passato e quant'altro, sì. Certo. Ti faccio questa domanda qua, comunque. Hai nominato Jiazhang, cinese, hai nominato bevute, scene bevute, quindi la mia mente va subito a Aung San Suu, coreano. Sappiamo che Zhang Luo fa parte delle Korean Minority.
Ma nasce su suolo cinese, al confine appunto con le Corea. La mia domanda è adesso, questo film è cinese o è un film coreano? No, è un film cinese. È un film cinese? È un film cinese. Fukuoka era un film coreano, questo è un film cinese. Ok, ok, ok. Questo è un film decisamente cinese, a parte la quantità di produzioni che si vedono all'inizio, che il film dura 2 ore e 20 solo per quelle, non finivano più. Ah, però? Sì, sì, non finivano più, però in generale sì. Secondo me sì, anche come idea di pacatezza di questo mistero, ok? Io non so come dire, Fukuoka gli dava l'idea molto più honghiana di presentare il mistero in una maniera molto più accattivante, con questi movimenti con camera a mano dentro la libreria. C'è un'inquadratura molto similissima bello. A quella del bacio di cui parlavamo l'altra volta in Shadow Less Tower. Il bacio lesbo, certamente. Esatto, certamente. Il bacio tra Park So-dam, tra l'altro, che non so se sì. Gli ascoltatori se lo ricordano, è una delle protagoniste di Parasite. Ecco, esatto. Un'attrice molto famosa anche qui, sì, interessante. E se non mi sbaglio, la camera andava verso l'alto sulla torre, forse qui riscendeva sui due. Ok, possibilissimo, ecco, sì. Shadowless Tower finisce così, senza dirvi cosa inquadra dopo, perché non ve lo devo dire. Però, interessante. Però va sulla torre e poi torna sotto. E quindi succede di nuovo una di queste trasfigurazioni del fuoricampo che. Non so adesso se letteralmente se le ha inventate Mizoguchi negli anni 50, però sicuramente la prima storica imponente è quella di Ugetsu Monogatari. Ecco, okay. Poi l'ha rifatta Tarkovsky, insomma adesso non voglio fare la lista di questi qua, però comunque il processo è quello. Gianluca che copia dai migliori. E lo è anche in Fukuoka, lo è anche in una sequenza magnifica di Yourself and Yours di Aung San Suu. Quindi la sensazione vedendo Shadowless Tower è che si abbia una certa confidenza conoscendo questo mondo, però allo stesso tempo il film è molto sfuggente, è per questo che è bello. Cioè io pensavo di rilassarmi, invece diciamo è come se il film stesse fermo, fosse molto lento, molto pacato, allo stesso tempo talmente pieno di misteri e di legami non immediati e di situazioni ambigue. E non nel senso perverso, nel senso proprio ambiguo, certo. Che non capisci bene cosa sta succedendo, che in realtà tiene l'attenzione, solo che davvero lo finisci e non sai cosa è successo. E questa chiede è una cosa bellissima. Allo spettatore, quindi, sembra un film che... Lo spettatore deve essere molto attivo, anche per questo mi ricorda Platform di GA, cioè deve un pochino colmare i buchi. Ottimo. Il film non spiega nulla, a un certo punto cominciano a comparire personaggi che tra l'altro è un film che voglio rivedere assolutamente. Speriamo di averne l'occasione. Ti volevo dire solo questo, Marco, che sono contento della tua risposta, mi hai detto che questo è il nuovo film di Zhang Lu, è un film cinese, perché tu devi sapere che, se mi ricordo bene, questo mi è sembrato di leggere, che Zhang Lu si fosse poi trasferito in Corea nel 2012, e dal 2012 fino a l'anno scorso, credo 2 anni, fino al 2021, ha fatto praticamente Zhang Lu soltanto film con attori coreani, che però, come detto, spesso li mandava di qua di là, coreani che li spedisce a Pechino, coreani spediti in Giappone, cose così. Ma tu devi sapere che, appunto, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, ha fatto un'altra produzione con soltanto attori cinesi mandati in Giappone, a Yanagawa, che è la città natale di un importante scrittore giapponese, di cui adesso mi sfugge il nome, ma è molto importante, non mi viene il nome adesso comunque. Quindi fondamentalmente è il suo secondo film con attori, con produzione, con modi di fare cinema, chiamiamolo così, è cinese. Ti do proprio una... dico proprio al volo com'è la trama di questo Yanagawa, che è un film che ti consiglio perché è molto bello. Praticamente ci sono questi due fratelli che un tempo erano innamorati della stessa ragazza. Tra l'altro la ragazza nel film è interpretata da Ninni, che ha lavorato anche con Zhang Yimou. Bellissima, posso dire bellissima? Ve lo posso dire, bellissima e bravissima. Sì, è lecito dirlo. O bravissima e bellissima, cioè cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. E allora ci sono questi qui che erano una volta innamorati della stessa ragazza,
Soltanto che a un certo punto questi due si parlano, uno dei due fratelli dice all'altro: guarda che io sono malato terminale, fra un po' creperò perché ho questa malattia qua, vorrei andare a trovare la mia amata di un tempo, so che anche tu l'amavi, vuoi venire con me? E a questo punto partono per Yanagawa, che a quanto pare, non mi ricordo il perché, comunque i caratteri in giapponese sono uguali ai caratteri del nome cinese della ragazza, che sarebbe Yanagawa Yuchuan. E quindi c'è questa cosa qua, quindi partono, vanno lì e vanno a incontrare la loro ex amata, ed è un film molto bello, molto emozionante, un film molto con queste interazioni molto vere. E questo film ogni tanto viene spezzettato da queste schegge, questi lampi di momenti onirici. Tu dicevi prima che ci sono persone che cantano in questo film, e secondo me nei film di Zhang Lu è uno dei temi ricorrenti, appunto il karaoke, le persone che cantano, ma anche i balli. Sia in Yanagawa che in un altro film in bianco e nero che si chiama Quiet Dream ci sono queste bellissime sequenze di questi balli. So che è un termine assurdo, chiamiamoli questi balli onirici, questi balli che sembrano provenire da un sogno, queste scene al karaoke in cui si cantano canzoni d'amore prima di lasciarsi, è tutto molto bello, emozionante, art house, indipendente ma allo stesso tempo pop, quindi è una cosa che mi piace tanto questa. Mi piace tanto, quindi ok. No, ma non vedo l'ora di vedere la scena di canto. La sensazione più che onirica è ubriaca. Però ubriaca triste, ok? Ubriaca triste. Ok, c'è malinconia, come c'era in Yanagawa. Bene, è molto malinconico. No, assolutamente sì, anche perché secondo me tu arriverai molto preparato a Shadowless Tower e tornerai qui a dirci cos'è che ho sbagliato. Detto questo, io volevo raccontarti due curiosità, perché abbiamo visto qui a Berlino, abbiamo visto il mondo, io sono da solo per ora, domani arriva Davide Colli, quindi siamo Eccolo. Tutti felici, e ho visto qui a Berlino due altri film provenienti dall'Asia, dall'Estremo Oriente, in modi molto diversi. Uno è Regardless of Us di Yo Eng-jin, adesso non mi ricordo di cui non so nulla, ma lo prendiamo per giusto. È una regista palesemente adoratrice sfegatata di Aung San Suu, perché il film ne ha la struttura e ne ha alcune caratteristiche. È in bianco e nero, è diviso in due parti, c'è una regista che perde la memoria e non si ricorda più il film che ha girato, perché è un incidente. E tutti quanti i componenti della crew vanno a trovarla, ricordandole un film tramite racconti assolutamente incompatibili fra di loro. E nella seconda parte vedremo gli stessi personaggi nei ruoli di questo film. E chiaramente tutto quanto si basa sull'ambiguità di queste relazioni, soltanto che secondo me, sia che voleva imitare Aung San Suu, sia che non lo voleva fare, resta il fatto che è forse un po' troppo metafisica. Mi passo questo termine un pochino pesante, cioè è come se parlasse troppo di massimi sistemi. A un certo punto i personaggi cominciano a evacuare davvero non dalla realtà delle cose, perché andrebbe bene, proprio dall'immediatezza aneddotica che fa grande Aung San Suu, o che farebbe grande un film del genere, perché è un film tutto ambientato in questi luoghi chiusi con queste camere fisse in bianco e nero, oppure in queste stradine che sono similissime a quelle di Aung San Suu. Mi viene in mente Grass, mi viene in mente il Lost Kingdom, e soprattutto con questi movimenti che fa la regista sulle strade, che all'inizio sembrano rappresentazioni d'ambiente molto semplici, in realtà è come se stesse seguendo un fantasma, cioè si ruota al tempo che avrebbe un personaggio che gira un angolo, ok? Quindi tu la vediamo ruotare, è come se stessimo seguendo qualcuno. Infatti il finale, che è un vero e proprio horror, cioè il finale fa veramente paura. Fa veramente paura, è come se ci mettesse di fronte a questo fantasma. Però allo stesso tempo il personaggio protagonista della ragazza, della donna attrice, deve
declamare il senso del film. E onestamente, buh, non lo so. Cioè, mi è sembrato con qualche guizzo, ma assolutamente acerbo come film. È un'opera prima, Marco. Se non mi sbaglio, sì. Attendiamo. Esatto. Però ecco, è un Aung San Suu che fa paura come certi momenti di Love Diaz, mettiamola così. È una Berlino piena di fantasmi e piena di rielaborazioni, di eventi. È un po' strano, cioè di eventi che vengono raccontati, di eventi che vengono registrati, rimessi in scena, riraccontati. C'è un pochino di layers in questa realtà, di questa Berlino. E invece a proposito di tutto il contrario di quello che stiamo dicendo, eccoci, perché tutto il contrario è Past Lives di Celine Song, concorso. I binari del 2023, per caso? Assolutamente no, e per fortuna. Okay. Ti dirò pure perché io avevo il terrore. Allora, le premesse c'erano tutte: Sundance, Sud Corea, tra l'altro alleata con gli Stati Uniti, quindi cioè è una doppia produzione. Sono loro. A24, per aggiungere altro ingrediente. Quindi in pratica le premesse per il film che mi avrebbe schifato, purtroppo c'erano tutte, sono un po' biased. E tra l'altro a fine proiezione si è levato un urlo di disprezzo da un giornalista che veramente ci ha messo una tale anima che gli volevo bene, però onestamente non ne vedevo il motivo. È una semplicissima storia d'amore che potresti, diciamo, proporre a un'amica, alla ragazza che ti piace, o a chiunque, con chiunque tu voglia passare una serata romantica. A seconda della sensibilità ti fai pure un piantino onestissimo e basta. Cioè, è semplicemente questo. Ha un suo, come dire, un suo candore. Si tratta della storia di due ragazzi coreani. Lei, che è Na Yong, insomma non lo so pronunciare, che immigra con la famiglia, migra e va negli Stati Uniti, okay. Tra l'altro da ragazzina, quindi è costretta a separarsi dal suo primo amore giovanile, che è Sung, che è l'altro ragazzo coreano. Lei tra l'altro è aspirante scrittrice, vuole vincere anche il lei. Nobel. E poi dice: no, voglio vincere il Pulitzer. E sta lì negli Stati Uniti a scrivere, mentre lui rimane in Corea. E diciamo, rimangono con questo rimorso finché dopo molti anni si sentono su Skype, perché si trovano online. Lei tra l'altro ha cambiato nome, tipo le attrici hongkongesi, si chiama Nora Moon. A proposito di identità esatto. Spezzate, frammentate. Esatto. Okay, e si ritrovano su Skype e capiscono che in realtà anche da più adulti potrebbe anche funzionare. Non vado oltre, perché è una storia d'amore infelice e impossibile alla fine, ed è un po' troppo aderente a tutti quei proverbini da, non lo so, da biglietto d'auguri o comunque da contrai. A un certo punto lei espone un concetto super romantico sul destino, salvo poi dire no, è solo un modo che usano le persone in Corea per rimorchiare. Però in realtà il film ci crede, quindi non è manco tanto vero che ci ironizza su. Okay. Però resta il fatto che sia talmente semplice che alla fine neanche sai dove sta la fregatura. Io non la capisco la fregatura. È vero che ha entusiasmato eccessivamente al Sundance. Ci sono delle recensioni entusiastiche estreme e non vedo perché. Però è un film tranquillissimo che, diciamo, come film romantico fa il suo, in certi momenti fa anche ridere perché crea delle situazioni vagamente imbarazzanti, volontarie. E niente, cioè lo guardavo e avevo il sorriso, quindi come dire, evidentemente funziona. Non è affatto Minari. E secondo me ha anche una sottigliezza di regia che non sto qui a spiegare perché sarebbe pedante, ho provato a scriverla, però è molto carina. Una buona mano, bene. Sì, ho la sensazione di sì. Quindi mi dirai tu, non so quanto sia una turcata, però secondo me ti tocca vederlo. Ti faccio una domanda poi allora. Dai, vai. Da come mi hai parlato, te lo chiedo, secondo te questo film arriva in Italia? Lo vediamo al cinema?
Io lo vedo più su una piattaforma, però... Piattaforma, ok. Lo vedo più da piattaforma, perché il film perfetto è il meglio che puoi aspettarti da una piattaforma e da una serata sul divano, secondo me. Cioè, è proprio... Il formato è quello, infatti non ha niente di male. Semplicemente magari qualcuno può pensare che in concorso a Berlino non c'entri nulla. Ci può stare. E sicuramente okay. Adesso passerà dalle grinfie dei critici europei, che saranno decisamente meno buoni degli americani. E, tra l'altro, il discorso Corea-Stati Uniti, su cui il film mette un punto neanche troppo definitivo, è piuttosto ambiguo. Non che gli è un interessa, po'... immagino. Non interessa. Diciamo, è un po'... è una sorta, è riadattato a quello che è tipo il finale di La La Land, ok? Quindi scegliere fra carriera o scegliere fra amore della vita. E, okay. E la carriera ovviamente negli Stati Uniti, però... come dire, la Corea non è bistrattata, non è un posto, anzi è un posto che comporta ovviamente nostalgia, ma anche una certa dialettica. È problematico il rapporto con la Corea, ma non è neanche critico, perché comunque a un certo punto c'è una bellissima descrizione che fa lei, imbarazzata di questo suo amore di gioventù, dicendo che è coreano-coreano, che lei ha amici coreani, ma sono un po' americani, mentre lui è coreano-coreano. E quindi ha questo modo coreano di essere virile, questo modo coreano di essere... E lei è molto attratta da questa cosa, e lei si sente meno coreana di lui. Insomma, ci sono tutte queste battute simpatiche. Ma guarda, sono molto... Se posso interromperti, Marco, sono molto vere queste battute, perché anch'io... Mi è fatto in mente che una volta conobbi una ragazza sudcoreana, appunto, e mi diceva: eh sì, io sono sudcoreana, ma mi sento più americana. Sono stata qui 15 anni a New York, quindi mi sento americana. Uh-huh. Quindi sì, questa cosa mi ha fatto molto sorridere. Diciamo che un po' la Corea è un po' come la madre, gli Stati Uniti un po' come il padre, ecco. Questa sorta di psicologia freudiana. E tra l'altro non è neanche l'idea di Corea provinciale, perché è a Seul che lei viveva. Va ed bene. è con Seul e col paesaggio di Seul che si confronta il paesaggio di New York. New York non la vediamo mai. Oddio, a un certo punto facciamo un viaggetto sull'Hudson, però non la vediamo mai dal largo, mentre Seul saliamo su una funivia e vediamo tutta la città. New York è meno larga, offre meno paesaggio, però come dire, fa parte di un rapporto molto problematico, su cui si aggiungono anche altri tasselli che non sto dicendo per non guastare, stranamente non sto facendo spoiler, anche se non lo sono, però in questo senso io l'ho trovato molto molto piacevole. Sarà che forse ne avevo bisogno, sarà che nei festival io non ci capisco più una mazza, perché vedere un film, un singolo film al giorno, e vederne uno fra cinque, cioè quel film può essere veramente tutto il contrario di tutto, quindi sono solo impressioni, però io posso dire che mi sembra un film valido, tutto sommato. Avremo tutto il tempo per tornarci. Allora ti lancio un'altra provocazione, che sia la hit del 2023 questo film qua, La Past Lives, che possa piacere ai membri dell'Academy. Magari ce lo troviamo l'anno prossimo agli Oscar, potrebbe fare questa fine qua. È una bella domanda, perché in realtà non lo so, perché dei film che uniscono Corea del Sud e Stati Uniti è quello meno interessato a un discorso sociale, come poteva esserlo molto Minari, come lo è evidentemente Parasite, in cui gli Stati Uniti non c'entrano nulla, però alla fine ci è, tutto sommato. Non c'è questo discorso, non ci sono accuse, non c'è un discorso di... Anche il discorso sullo stile di vita diverso fra i continenti c'è, però è parte della cosa. Il punto è che è proprio puramente su di loro. Infatti a un certo punto, guardandolo, io dicevo: ma adesso partirà una sottotrama, ora partirà qualcosa. Invece no, è sempre tutto su di loro. La storia d'amore, ok. E quindi è molto essenziale. È molto essenziale, quindi non lo so. Non lo so, è obiettivamente il meglio che uno può aspettarsi da un formato Sundance. Però secondo me... ha qualcosa in più del medio Sundance, anche perché qui si sono visti anche cose Sundance, insomma. Però vabbè, sembra anche che lo sto elogiando troppo, è un film medio, però voglio essere voce forse fuori dal coro, ancora non ho letto le reazioni complessive, perché l'ho visto stamattina. Le scopriremo nei prossimi giorni, vediamo. Esatto, me l'hai venduto bene, sono molto curioso. Céline Song della regista. Sì, la rivelazione del 2023? No, però comunque. No,
No, però comunque... chissà se l'Academy sarà d'accordo con te, Marco. Non lo so. Sono molto curioso, sono molto curioso. Vedremo. Insomma, quindi fantasmi, storie d'amore, cinesi e Aung San Suu Kyi questa giornata di Berlino. Sì, ti direi di sì. Le parole chiave, va bene. È in attesa del vero Aung San Suu Kyi che arriverà fra poco. Esatto, tutto fuori fuoco. Esatto.